La giornata dell'amicizia. Ecco un bel fiocco rosso. E l'impediremo una volta per tutte di lasciare accese le cose di tutto il mondo. Per trovare la fatina accendi tutto, dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. La fatina accendi tutto. Trovate quelle tre porte e troverete la fatina accendi tutto. Come un gigante. In punta di piedi. Ogni singola cosa che c'è in tutto il mondo. Temo proprio di sì, Bo. C'è soltanto una cosa da fare. Troveremo lo smontatutto e gli impediremo una volta per tutte di smontare le cose di tutto il mondo. Per trovare lo smontatutto dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. Lo smontatutto! Trovate quelle tre porte e troverete lo smontatutto! Ho avuto soltanto una cliente oggi, una signora che ha comprato una radio. Perché non ci abbiamo... Come un gigante! In punta di piedi! La giornata dell'amicizia. Ecco un bel fiocco rosso. Felice e contento. 1, 2, 3. Non si sa mai. Potrebbe tornare utile più tardi, sai. La terza porta. Guarda, il polpo piagnucolante. A Grog piace molto la sua nuova casa. Già, è tutto merito. Четыре! Одиннадцать! Двенадцать! Тринадцать! Четырнадцать! Пятнадцать! Шестнадцать! Achtzehn! Neunzehn! 20. 8. 9. 9. 10. È il grande cavalluccio marino. Bravo, avevi capito tutto, Sandrina. Tutti questi fuoristrada in movimento. Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina Coniglio. Lo sapevo che sarebbe stata una bella sorpresa. Sub! Non ho molto tempo e vado di fretta. Hai dei pacchi per me? Indizio davvero interessante. Perché? Beh, i gusti sono cambiati. Alla gente non piacciono più le storie sugli investigatori. Ci abita il Drin Drin. Gli piacciono tanto i diversi suoni emessi dai diversi campanelli. Ehi! Il campanello del monopattino? Il riperfezionato! Oh, adesso troppe macchine da corsa! Come facciamo ad arrivare alla porta se le macchine da corsa ci bloccano? Benvenuti nella più grande pista costruita dal castoro rispettoso! Ci sono troppe macchine che sfrecciano veloci! Per attraversare la pista senza che qualcuna vi incroci, restate nei punti laddove vedete il pavimento e alla porta arriverete in un momento! Ma come facciamo a saltare questa pista fra tutte queste macchine impazzite? Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? I Barbapapà decidono di andare.